Buongiorno e benvenuti sul mio canale YouTube. Sono Max Italia Kilo Zero Victor Victor Eco e oggi vi presento la mia G5RV Golf 5 Romeo Victor Special, un'antenna di volo che sicuramente conoscerete e sulla quale ho fatto alcuni esperimenti. Questa è una classica G5RV della lunghezza full size di 31 metri. L'ho ottimizzata per le dimensioni che ho del terrazzo, quindi i 31 metri sono stati utilizzati al massimo, ripiegando le parti finali dei due dipoli, dei due monopoli, in modo che il dipolo riesca ad entrare in tutta la sua lunghezza sul mio terrazzo. Quindi, in un certo senso, è una T con i due terminali a V invertita. Perché è speciale questa antenna? Perché questa antenna ha la possibilità di lavorare in due modalità, in due polarizzazioni diverse. La classica, cioè orizzontale, che è quella per la quale è stata costruita da tantissimi anni fa dall'ideatore, e anche in questo caso in polarizzazione verticale. In pratica, la piattina bifilare che vedete qui da 300 ohm, con un sistema che è installato dentro questo box, consente di farla lavorare come una top loaded AT. Praticamente diventa un radiatore verticale caricato con i due fili dei monopoli e quindi diventa effettivamente un'antenna verticale che può funzionare anche benissimo sui 160 metri. La peculiarità di questa antenna è appunto la doppia polarizzazione. Per consentire tutto ciò, ho installato dentro la scatola alcune apparecchiature. Innanzitutto c'è un accordatore LTU100 di November 5 Delta Delta in kit che ho costruito io da internet. Insomma, si trova il kit a un prezzo accessibilissimo ed è abbastanza facile autocostruirselo per conto proprio. E che consente l'accordo da remoto dell'antenna, sia in modalità verticale, quindi sbilanciata, che in modalità orizzontale, cioè bilanciata. La scheda in alto a destra invece consente la commutazione di quattro relè diversi, singoli, coperti da una pellicola di alluminio per una sorta di schermatura, e vanno a commutare le polarizzazioni dell'antenna. In caso in cui l'antenna debba lavorare come dipolo G5RV, praticamente non fa altro questo sistema che inserire il balun che vedete in alto. Nel caso in cui invece debba lavorare in modalità sbilanciata, quindi verticale, il sistema e le relè praticamente vanno a togliere il balun e collegano l'uscita dell'accordatore del tuner direttamente ai due poli della piattina, rendendoli come un unico cavo verticale. Diciamo che non è niente di particolarmente complesso. L'unico accorgimento, uno degli accorgimenti che comunque ho utilizzato, è quello di fare in modo che l'antenna sia effettivamente bilanciata nel momento in cui venga utilizzata la polarizzazione orizzontale. Facendo questo, praticamente, nel momento in cui si utilizza questa polarizzazione, isolo la massa e quindi taglio fuori i radiali, consentendo una simmetria la più alta possibile, in modo che l'antenna lavori effettivamente in modalità bilanciata. In questo modo si evitano le correnti di moto comune e la linea, diciamo, a 50 ohm, che poi è isolata con un choke, come vedete, fino giù alla stazione radio, resta il più possibile appunto a 50 ohm, in modo che la linea di trasmissione venga utilizzata per l'impedenza caratteristica e non vada a favorire perdite di potenza appunto irradiata, non essendo appunto, non lavorando appunto sulla impedenza caratteristica.
In questo modo abbiamo che con la scaletta la linea bifilare a 300 ohm l'antenna si utilizza esattamente come è stata ideata dal costruttore principale e quindi in questo modo abbiamo sempre 50 ohm verso la stazione radio dopo il tuner e l'impedenza dell'antenna dalla piattina in su. In caso di polarizzazione verticale si inseriscono nuovamente le masse in modo da far lavorare i radiali per le varie bande e abbiamo un'ottima antenna per tutte le verticali, polarizzata la verticale per tutte le bande. Diciamo che il principio importante è che questo sistema è stato utilizzato per far lavorare l'antenna sui 160 metri in verticale, anche perché l'antenna, essendo a solo, diciamo così, 8 metri dal tetto, non consentirebbe una buona performance su 160 metri. Già sugli 80, diciamo, ne risente un pochetto, anche per il fatto di aver ripiegato le parti finali. In 40 metri è veramente un'ottima antenna, sia per il locale che per il DX, e sulle bande più alte, fino ai 6 metri, la polarizzazione orizzontale sicuramente è da preferire rispetto alla verticale. La polarizzazione verticale, dopo alcune prove fatte, è ottimale sugli 80 e sui 160 metri. Già sui 40 metri, in modalità di polo, si comporta nettamente in modo superiore rispetto alla parte verticale. Questo che vedete in alto è il control box dell'antenna, un sistema molto semplice, ci sono due pulsanti e un selettore e uno switch di power on. Così spengo l'alimentazione a tutto il sistema, così riaccendo. Con il selettore è possibile commutare le due polarizzazioni. In alto l'antenna è polarizzata in modalità sbilanciata verticale, in basso ridiventa un dipolo orizzontale. L'antenna quindi adesso è selezionata in modalità dipolo, polarizzazione orizzontale, quindi antenna simmetrica. Vediamo se l'accordatore remoto automatico riesce ad accordare l'antenna. Sono in RTTY in modo da mandare una portante continua. Ecco, come vediamo. Ok, sembra che ha trovato il punto di accordo migliore con un ROS di 1,2 circa. Questo è in polarizzazione orizzontale. Adesso passiamo sui 20 metri e vediamo l'antenna se si accorda. Ecco, in questo caso abbiamo proprio ROS 1,1, quindi in teoria la linea 50 ohm sta lavorando nella sua impedenza caratteristica. Questo significa che in teoria, visto il sistema come è stato concepito, non ci dovrebbero essere correnti di modo comune, visto che l'accordatore si trova poco prima della piattina. Vediamo un 160 che sta accordando in modalità verticale. Naturalmente il noise floor sarà più alto in verticale, specialmente sulle bande basse. Questo è normale. E infatti, girando in orizzontale, vediamo che l'antenna porta sì qualche rumore del vicinato, ma il noise floor si abbassa notevolmente. Ma è naturale che sulle bande basse, come sappiamo, l'antenna in ricezione è fondamentale se vogliamo veramente fare dei collegamenti DX. Questo è solo un breve video dimostrativo, non ha nessuna velleità particolare, se non solo quella di condividere con voi questa mia nuova esperienza nel mondo delle antenne HF. Nel corso degli anni ho utilizzato e costruito tantissime tipologie di antenne diverse, utilizzate in DX, Contes e collegamenti locali. E per quanto riguarda questa G5RV Special, non c'è nessun trucco che riesca a farle guadagnare decibel rispetto alla versione classica. Diciamo che sono stati presi dei provvedimenti in fase di progettazione per evitare innanzitutto
correnti di modo comune e quindi fare sì che la radiofrequenza sia irradiata completamente, o almeno ci si prova, dall'antenna e non dal cavo coassiale. Si sente spessissimo che chi utilizza questa antenna, ma sovente anche semplici dipoli monobanda, si lamenta di scosse sulle carcasse delle radio, rientri di radiofrequenza, rumore al ricevitore o peggio il TVI. Questo pensando che il pezzo di filo sia magico e riesca a lavorare con tranquillità tutto lo spettro HF, basta che il ROS alla radio sia 1 e 1. Il mio lavoro è stato principalmente quello di posizionare l'accordatore automatico tra il balun 1 a 1 che alimenta la piattina ed il cavo a 50 ohm che arriva in stazione. In questo modo l'onere dell'accordatore è solo quello di accoppiare l'impedenza del cavo di discesa con quello dell'antenna, e non quello di accordare tutta la linea di discesa come spesso si usa fare utilizzando il tuner interno delle nostre radio. Lavorando come dipolo bilanciato, ho cercato di simmetrizzare al massimo il sistema, isolando i radiali della polarizzazione verticale e lasciando connesso alla massa solo il cavo di discesa, protetto anch'esso da un choke di blocco. Tutto questo viene bypassato lavorando in polarizzazione verticale, ovvero si toglie il balun, i radiali sono connessi alla massa del sistema e la piattina diventa un unico filo verticale. Effettivamente questa antenna è un po' grande per molti terrazzi e molti condomini, ma sulla stessa linea è possibile costruire la versione corta, che è lunga solamente 15 metri circa, andando a sacrificare un pochino le performance sui 40 e naturalmente sugli 80 metri. Di conseguenza anche i 160 ne faranno le spese. Continuando invece a parlare di questa versione full, possiamo dire che con un solo dipolo è quindi possibile operare in modo decoroso su tutto lo spettro HF. Certo, oltre i 30 metri non sarà paragonabile ad un Aiaggi a 3 o più elementi, naturalmente, ma qui stiamo comunque parlando di ottenere il massimo possibile con un pezzo di filo e 8 metri di piattina bifilare. Nel dare qualche maggiore dettaglio su come ho costruito l'antenna, ricordo che l'accordatore automatico ATU100, come già detto, è stato preso in kit su internet ed assemblato da me. Quindi la potenza massima di utilizzo per questo sistema non può superare i 100-150 watt. Nulla vieta di costruire un sistema di accordo e di commutazione della polarizzazione, anch'esso di portata limitata a circa 200 watt, che possa sopportare invece potenze maggiori. Per quanto riguarda il funzionamento sui 160 metri, è importante capire che una raggiera di radiali farà aumentare il rendimento del sistema, come in ogni altra antenna verticale a bassa impedenza. Il mio consiglio è quello di non installare radiali che possano risuonare sulle frequenze più alte, tipo 80 o 40 metri, per non incappare in accoppiamenti involontari. Sono disponibile per eventuali chiarimenti e mi scuso se non sono stato abbastanza chiaro nell'esprimere qualche concetto, specialmente andando a braccio nelle parti iniziali del video. Grazie per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto.